Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, pronti in compagnia del vostro Diablo Tex per continuare su Final Fantasy VII Rebirth, ovviamente in esclusiva PlayStation 5 ed in collaborazione come sempre con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube per questa bellissima collaborazione. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy VII Rebirth, ovviamente in esclusiva rigorosamente PlayStation 5. Ringrazio tutto il team e lo staff di Square Enix, ma anche tutti gli iscritti e non iscritti che comunque passano e mi seguono qui sul mio canale. Detto questo, possiamo continuare con il torneo in questione, quindi vediamo un po'. Ok, perfetto. Ragazzi, io ho un presentimento che secondo me, se magari riuscirò a batter tutti, succederà un qualcosa. Non mi faranno andare via tanto facilmente. Poi magari posso anche sbagliare, però ho questo piccolo presentimento e il prossimo round me lo voglio giocare qui. Eh sì, certo che sono io. マダムマム、お忘れかい?あんなに濃密な体験をさせてやったって。うん。もちろん覚えてる。いや、忘れられない。そうではなくて、ここで何をしている?旅行って言いたいけど、仕事だよ。ミードガルはすっかり商売上がったりで、コスタの実業家連中に挨拶行くところさ。そうか。 Vai. Terzo turno, ragazzi. Terzo turno. Ne saranno 5. Allora, inizieremo con questo mazzo, sinceramente. Poi vediamo un po' se sarò all'altezza di sconfiggerla. Allora, per partire si è messi... Proviamo, forse siamo messi bene, forse sì, forse no. Vediamo un po', allora. Vai, iniziamo così, ragazzi. Iniziamo a costruire la piramide. Ok. Perfetto. Allora, adesso andiamo... Ok, qui va perfetto ragazzi, va benissimo, va veramente benissimo, però dobbiamo vedere un attimino, devo calibrare bene il tutto, quindi devo cercare di calibrare bene il tutto. Proviamo, diciamo che sto improvvisando, speriamo di improvvisare in un certo modo ragazzi. Ok. Così oppure così? Andiamo così? In modo che abbiamo guadagnato un attimino verso l'alto. Un piccolo... non abbiamo guadagnato nulla, ragazzi. No, abbiamo perso. È andata male. Purtroppo. Vabbè, non è che possiamo vincere così facilmente, ragazzi. Non è che possiamo giustamente vincere così. Sarebbe bello, ma purtroppo gli imprevisti capitano sempre. Non dovrebbero capitare, però purtroppo capitano, quindi... vai, giochiamo, iniziamo la partitina. Così. Almeno abbiamo due posizioni da due posti verso l'alto. Allora, fermi tutti, fermi un attimino. Così? Oppure così? Oppure possiamo? Andiamo così per il momento. Per il momento, poi magari possiamo cambiare strategia, Possiamo cambiare
forse strategia. Ok, cercherò di metterla alle strette, quindi ho detto cercherò, non è detto che poi ce la possiamo fare, però ci proveremo. Allora, qui possiamo fare in questo modo. Vediamo un po'. È tosta, ragazzi, È tosta. E abbiamo perso. E non posso fare più mosse, quindi possiamo solo subire, quindi 8, 16, no, abbiamo perso secondo me, ragazzi. Secondo me abbiamo perso, Eh sì. Ripetiamo. Diamo un'occhiata al mazzo. Diamo un'occhiata al mazzo, sì, certamente. Diamo una piccola occhiatina al mazzo qui. Cosa posso togliere? Ok. Questa, insomma. E toglieremo. Una di queste. Perfetto. Riniziamo la partita. E lo so, ragazzi, non si può vincere sempre in maniera facile. No, devo cambiare le carte perché... Quale cambiamo? Quale cambierò? Vediamo. Cambio questa e questa. Speriamo bene. Perfetto. Dove attacchiamo? Vai, partiremo dal centro, su. Partiremo dal centro. È anche bello a volte. Vabbè, se si resta sconfitti è anche bello, perché comunque non è proprio piacevole essere sconfitti, però non so, ragazzi, dà quel gusto che non fa comunque perdere le staffe, nel senso che comunque non infastidisce anche se perdo, quindi. Però ovviamente non è che possiamo passare qui la giornata. Sì, vabbè, ma dai. Ragazzi, se non ho carte da inserire, è inutile. Abbiamo perso immediatamente. Staremo qui 2 ore, che dite, ragazzi? Io penso che possiamo stare qui anche tranquillamente quelle 2 orette, 3 orette con l'episodio. Allora, vai, giochiamo. Visto che dal centro ho avuto una sfiga tremenda, partiamo dall'alto. Ho avuto una sfiga veramente tremenda, ragazzi, quindi che dire. Questa quasi quasi va bene. Questa un po' meno. Vediamo. Vai, andiamo con questa. Non è detto che poi sia la mossa corretta, Non è detto. Non è detto che sia la mossa corretta, ma. Proviamo così, ragazzi. Si mette male qui la situazione. Abbiamo perso di nuovo.
Quasi quasi cambio avversario. Quasi quasi cambio avversario. Brutto essere sconfitti in questo modo, eh. Ripetiamo, non voglio dargliela vinta sempre, no. Allora, vediamo un attimino. Non gliela voglio dar vinta sempre. Però per il momento, ragazzi, stiamo subendo molti danni, eh. No, non cambio nessuna carta. Per il momento. Vediamo un po'. Partiamo così, vediamo un po'. Partiamo un attimino. Mamma mia, però che stress. Allora, questa è abbastanza buona come carta, eh. Forse non posizionata proprio nel punto giusto, però. Però c'è sempre quel però. Proviamo, eh. Questa invece? No, andiamo con il Chocobo. Con il Choco Moguri. Con la carta del Choco Moguri, eh. Attenzione. Attenzione. Sì, toccherà di nuovo a me, ci mancherebbe. Però lì adesso l'ho giocata male. L'ho giocata male. Ho giocato male anche questa partita, ragazzi. Ho giocato male anche questa partita, non ci credo. Non ci credo. Passeremo qui quanto tempo, ragazzi? Non lo so. Di certo non poco tempo, eh. Vediamo un attimino. Che stress. Che stress. Madame, devo buttarti fuori. Non mi sei antipatica, però diciamo che... che sei sulla buona strada per diventarmi antipatica, sì. Diciamo che sei sulla buona strada. Per cadermi un po'... non voglio dire dove, meglio non dire dove. Allora. Ok. Vediamo un po'. Ragazzi, qui si perde di nuovo, eh. Qui si perde di nuovo. Ma vi rendete conto che partita? 5 a 4. Ero quasi riuscito a contrastarla. Mamma mia, Madame. Questo gameplay, come posso chiamarlo? La vendetta di Madame. Non lo so, vediamo. Allora. 1, 2. No, faremo in questo modo, allora. Cambio carte, perché tanto... anzi, no, questa la voglio. No, cambia carte, via. Ne cambio una. Ecco. Vediamo un po'. Proviamo, eh. Sì, ma si parte di un male. No, vabbè, abbiamo già perso, ragazzi. Abbiamo già perso. Ho già visto che andrà male qui, eh. No, l'ho già messo in conto. Ci mancherebbe. Dai, passiamo di nuovo. Passiamo di nuovo. Finita. Ditemi voi se è possibile qui, ragazzi. Ditemelo voi. Ho capito cosa devo fare. Forse. Forse ho capito. Allora. Cambio questa. E cambio questa. Mmm.
Speriamo bene. Speriamo bene. Bah. Mm. Io dico speriamo bene qui, ragazzi. La situazione non è delle migliori. Non è delle migliori. Non è delle migliori comunque. Fermi tutti, eh. Bisogna contrastarla in qualche modo. Bisogna, devo contrastarla per forza. Ragazzi, se non mi esce una carta da uno, son finito, eh. Son finito. Lei continua ad inserire. Così oppure così? Mm. Andiamo così, almeno inseriamo il più due lì. Abbiamo inserito il più due. Vabbè. Ho inserito il più due, ma tanto abbiamo perso anche adesso. Abbiamo perso di misura, credo, eh. Di misura. Ma guarda un po'. Ma guardate un po', ragazzi. 16 minuti di gameplay per combattere contro questa. Ma dai, ma è possibile? Ma è possibile? Ditemi voi se è possibile una cosa del genere. Vai, giochiamo. Sir Diablotex, vediamo un po'. Vediamo un attimo. Mm. Perfetto. No, devo un attimino vedere una situazione. Visto che abbiamo molte carte da due, cercherò di fare le postazioni da due. È questo, ragazzi, il discorso. Il discorso, cercherò di gestirmi la partita. Vabbè, non possiamo gestire nulla, tanto fa tutto lei. Fa tutto lei, ragazzi. Fa tutto lei, ci mancherebbe. Ecco qui. Sì, arrivederci e grazie. Abbiamo perso di nuovo. Io non so come batterla, vi dico la verità, ragazzi. Io non so cosa fare. Sono scoraggiato. Sono scoraggiato, ragazzi. Io non so come batterla. Io non so come sconfiggerla. Sì, vabbè. Io oramai posso solo passare, quindi. Figuriamoci. Vediamo un po'. No, abbiamo perso, figuratevi. 20 minuti di gameplay, ragazzi, e si perde di continuo. Ottimo. Ma non mi arrendo e si va avanti. Ma non mi arrendo e si va avanti. Ma non mi arrendo, ci mancherebbe. Eh sì, una carta devo cambiarla per forza, ragazzi, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, via. Cambiamo questa. Che sfiga. Mm. Vediamo un po'. Tocca a me. Sì. Quindi... Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Bah. Ho molti dubbi al riguardo che riuscirò a fare qualcosa di buono, eh. Voglio essere fiducioso. Su questo, ragazzi, non è un problema. Non è un problema. Voglio essere abbastanza fiducioso sulla questione. Cercheremo di capire, di vedere e soprattutto di fare. Vediamo. Mm. Certo. Hai voglia. Proviamo qui. Mm. Va male anche questa partita, ragazzi. Va male anche questa.
Va male anche questo, ho detto io. A volte sembra come se inizio ad avvicinarmi per vincere, ma poi... Ecco, qui ha preso lei. Mamma mia, ragazzi, che stress. Ma starò sbagliando qualcosa io, tranquilli, eh. Tranquilli. Ma è uno stress questa partita. Questa partita è uno stress. Ma certo, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Ok. No. Meglio inserire questa. E beh. Dobbiamo contrastare anche questa linea più quella sopra, attenzione. Calmi tutti, ragazzi, calmi tutti, perché qui su questa linea l'abbiamo devastata, eh. Quindi attenzione. Per il momento, non è detto che Tanto si parte abbastanza bene e poi si finisce molto male. Qui ho lasciato degli spazi. Allora, lì perdiamo, qui vinciamo e qui... Vediamo un po', eh. Sembrerebbe per adesso che... abbiamo perso. Abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso. Ho sbagliato io qui perché ho lasciato degli spazi, perché lì perdiamo, qui vinciamo. Attenzione che forse... No, lui deve inserire ancora. Lei deve inserire qui. Abbiamo perso. Lo sapevo io. Lo sapevo io che abbiamo perso anche qui. Ragazzi, questo gameplay sarà incentrato solo in questa missione. Mettetevelo bene in testa, perché è così. Mi sto avvicinando, ma sto sbagliando io, quindi... Ma comunque è bello far vedere se... Ho un po', però... Fare un gameplay solo con uno scontro, però è anche giusto. È anche giusto, allora. Togliamo questa. Speriamo bene. Certamente, come no? Ma certo. Vediamo. Allora. Questa non è male. E questa è un po' meglio, eh. Però gli abbiamo lasciato uno spazio. Io che mi lascio prendere dall'entusiasmo, eh. Mamma mia, ho sbagliato di nuovo. Ho sbagliato di nuovo. Dammi una carta da uno, ti prego. Non me la dà, ragazzi. Non mi dà la carta da uno, ci mancherebbe. Non me la dà. Nulla. Niente? Abbiamo perso. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile mezz'ora di gameplay, ragazzi. Non è possibile stare qui con Madame, contro Madame. Non è possibile. Non ci credo e non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Partiamo già male così, ragazzi, eh. Partiamo già molto male così, vediamo, eh. Vediamo un po'. Prima o poi dovrò farcela. Dovrò.
Speriamo bene. Incrociamo le dita. E non solo. E non solo. Cercherò di gestire la battaglia, ma tanto. Ma tanto. Fermi ragazzi. Non mi voglio emozionare. Non fatemi emozionare perché non voglio creare false illusioni. Dal mio punto di vista, poi insomma. Non fatemi creare false illusioni. Resto in silenzio, non voglio sentire nulla. Ecco qui. Resto in silenzio. Il silenzio e basta, ragazzi. Il silenzio e basta. Vediamo se sia la volta buona che abbiamo vinto. Vediamo, Non dico nulla. Non dico nulla. Beh, se non vinco adesso. Se non vinco adesso, ragazzi. Che emozione. Che emozione. Mi deve un massaggio. Io credo che merito anche un trofeo, Però vabbè. Però va bene. Vediamo un po' qui. Mamma mia ragazzi, allora. Il quarto turno. Proveremo a giocarlo. Faremo qualche round. Alla peggio si continua nel prossimo episodio. Se non riuscirò a sconfiggerlo, sconfiggerla. Ah. ライバル登場か僕のライバルクラウドさんですよこのバウトで弾みをつけて優勝まで一直線ですまずは俺に勝ってからだな当然勝たせてもらいますよカードバウトです Iniziamo il quarto round, ragazzi. Inizieremo il quarto round. Speriamo bene. Speriamo bene. Con Madame siamo stati lì all'infinito. Vediamo un po'. Se avremo un po' di fortuna. Giusto. Un po' di fortuna, ragazzi. Non è che ne voglio. Vediamo un po' qui. Fermi, Va bene. Tocca di nuovo a me, ragazzi. Allora, o così. Oppure così. Per adesso va bene così, ragazzi. Per adesso. Adesso non va bene già più. Non va già più bene. Comunque. Va malissimo, Va molto molto male. Vediamo un po' qui. Qui la situazione si mette male. La situazione si mette male. Già ho visto come andrà a finire. Va a finire male. Abbiamo perso.
Vai, riproviamo? Beh, ci mancherebbe, ragazzi, qualche round lo faremo, no? Ogni tanto bisogna... Vai. Ecco, da qui perché almeno posso... Posso cercare di gestire bene qui, eh? Ok, molto bene. Visto che ho molte carte da due, non è male come siamo partiti, eh? Poi bisogna vedere in che modo si arriva. Eh beh. Bisogna vedere in che modo... qui si procede abbastanza aggressivi, eh? Attenzione. Qui si procede abbastanza... aggressivi da come vedo, eh? Mm. Però qui ho sbagliato perché ho chiuso il passaggio. E quindi mm. Proviamo così, eh? Non voglio... ho sbagliato. Abbiamo perso di nuovo, ragazzi, eh? Purtroppo ho sbagliato, ho fatto le mie mosse nel modo sbagliato, quindi... Poi abbiamo perso di misura, 11 a 9, quindi non è che... Però riproviamo, su. Abbiamo perso di misura, quindi... Abbiamo perso di misura. Vabbè. Proviamo, Proviamo. Allora. Cercherò di gestire. Cercherò. Allora. Proviamo così, Proviamo. Proviamo. Perfetto, vabbè, perfetto. Insomma, non è perfetto perché qui mi sono chiuso, ragazzi. Mi sono chiuso. Vai, non posso fare più nulla. Perdo di misura. Perdo di misura. Sto perdendo di misura qui. Perdo di misura, purtroppo, Perdo di misura, però. Però. No, così no. Forse la scelta migliore è questa, forse. Non è detto che sia così, Magari starò sbagliando, ragazzi, vediamo. Vediamo. Sì, ho sbagliato. Credo di aver sbagliato. Abbiamo perso. Non sono semplici queste battaglie, no? Purtroppo no. Ma possiamo chiudere la partita, tanto abbiamo perso. È inutile fare questi conteggi un po' alla buona così, tanto. Sempre di misura comunque, ragazzi, quindi...
è sempre di misura come si perde qui, eh? Come perdo. Vediamo, eh. Vediamo un po'. Certo. Allora. Vai, andiamo tutti da due qui. Proveremo a fare questa tecnica, questa tattica, diciamo. Bisogna cambiare, altrimenti l'avversario... Ok. Proviamo un attimino. Una pa- no, vabbè, dai. Mi ha chiuso già in questo modo, ragazzi. Dai, però. No, sto sbagliando qualcosa. Sto sbagliando qualcosa. Sto letteralmente sbagliando, sì. Sì. Sto sbagliando per forza. No. Proviamo così. Proviamo. Bisogna provare, non possiamo fare altro. Non possiamo fare altro. Abbiamo perso. Partita molto breve, ma abbiamo perso. Partita molto breve, ma abbiamo perso. È durata veramente pochissimo. Vabbè. È durata veramente pochissimo, ragazzi, vabbè. E qui la vedo già male. Qui la vedo veramente già molto male. Malissimo. Malissimo. Non capisco, ragazzi, veramente non so dove sbaglio. Non so dove sbaglio. Vabbè. Ditemi voi come la mettiamo questa partita, ragazzi, eh? Ditemi un po' voi. Ditemi un po' voi. No. Io non capisco veramente dov'è che faccio il mio errore. Proviamo. Proviamo. No. Bisogna provare qui, ragazzi. Se non si prova, non si fa nulla. Se non proviamo,
Cerco di giocarmela in questo modo, poi vedremo. Poi vedremo. L'ho giocata male. Lo sapevo io. No, l'abbiamo perso. Abbiamo perso di nuovo. Vediamo un po'. E vabbè, succede. Succede. Vediamo un po' in che modo. No, non possiamo partire così, ragazzi. Proviamo a partire così, via. Proviamo a partire così. Partiamo in questo modo e poi vediamo. No. Forse così potrebbe andar bene. Forse. Io dico forse, ragazzi, eh. Non voglio dire nulla. Speriamo bene. Speriamo. È l'oblio qui, ragazzi. Veramente l'oblio. No, è finita. Abbiamo perso. Ho fatto già i conti, ragazzi, abbiamo perso. Ho fatto già i conti, purtroppo. Qui siamo sulla scia di Madame, che abbiamo perso e basta. Sempre di misura, però vabbè. Proveremo un'ultima volta, poi dopodiché, ragazzi, magari nel prossimo episodio vediamo cosa fare. Non pensavo che era così complesso fare questo punto, sinceramente. Credevo che magari sarebbe stato un po' più semplice, vabbè, comunque non fa nulla. Fa parte del gioco e va bene così, è giusto che sia così. Proviamo. Proviamo. Bisogna provare qui, ragazzi. Bisogna rischiare, tra l'altro. Bisogna rischiare un po'. Diciamo che bisogna un po' rischiare, sì. Ce la dobbiamo rischiare, purtroppo. Abbiamo perso di nuovo. Rinuncia, sì, perché tanto abbiamo perso, ragazzi. Inutile perdere tempo. Ma siccome bisogna battere per forza lui, un altro round lo faremo.
Diamo una controllatina al mio mazzo, giusto per capire. Giusto per capire. Ok. No, giusto così per capire. Giusto per dare un'occhiata, vediamo un po'. Iniziamo. Allora. Gioca. Ecco, ho sbagliato, ho cambiato carta, vabbè. Vediamo un po'. Allora, tocca di nuovo a me, ragazzi. Vediamo, eh. Vediamo. Sto riflettendo, eh. Sto riflettendo perché non vorrei fare molti errori. Sto riflettendo un attimo. Proviamo così. Voglio riflettere un attimino, ma sì, lo so, tocca di nuovo a me, ragazzi, e ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Vediamo un po' qui. Proviamo, eh. Si è messi male già in partenza, ragazzi. Abbiamo perso. Sì. Abbiamo perso. Ok. Molto molto bene. Molto bene. Molto molto bene. Allora, proviamo un attimo. Riproviamo. Ragazzi, ultima volta, poi se ne parla nel prossimo episodio. Così almeno questo episodio è vero, non siamo andati avanti, però fa capire un po' la difficoltà della situazione, eh? Quindi allora. Proviamo. Non credo sia il caso lì, eh. Non credo. Sì, ma possiamo perdere già così, ragazzi. Vabbè. Sinceramente inizio un po' a stufarmi, di questa situazione, perché è assurda, è veramente a dell'assurdo, ragazzi. A dell'assurdo qui. Via, e andiamo, sì, tanto. Figuriamoci. Proviamo, riproviamo. Altro che proviamo, riproviamo. Riproviamo. Certo.
Inseriamo punti finché ci farà comodo. Ok. Devo provare, ragazzi. Devo provare un attimino, poi non me ne volete. Sto facendo solo delle prove, quindi tranquilli. Allora, ok, quindi fermi, proviamo così, ragazzi, ma tanto abbiamo perso. Abbiamo perso. Abbiamo perso, punto. Ripeto un'ultima volta, ragazzi, ma per una semplice questione. Fermi. Allora, da due, vediamo, Ok. Vediamo cosa possiamo togliere qui. Allora, mentre da uno cosa abbiamo? Da uno qui abbiamo tre, quindi toglieremo questo. E lo so, ragazzi, qui dobbiamo inventarla un po' la situazione, quindi da due andiamo così, no? Bisogna fare un po' più punti possibili, quindi perfetto. Da uno. Perfetto così. Proviamo, ragazzi, ultima volta. Ultima volta su questo episodio, poi vedremo. Poi vedremo. Poi vedremo. E beh. No, qui no, no. Non ne vale la pena lì. Assolutamente. Assolutamente lì non ne valeva la pena, ragazzi. Ascoltatemi, perché secondo me lì non ne valeva la pena. Proviamo. Proviamo. Allora, qui tocca di nuovo. Vabbè, allora. E allora ditelo. Che dobbiamo andare in difficoltà qui, ditelo e basta. Finita. Partita conclusa. Le sbaglio tutte? Le sbaglio tutte, ragazzi. Le sbaglio tutte. Ma guardate un po'. Ma guardate un po'. Non ci credo. No, non ci credo. Non ci voglio credere a quello che vedo. Qui non possiamo neanche iniziare, quindi vai, togliamo tre carte, perché non è che possiamo rischiare di non iniziare per nulla, eh. Proviamo. Proviamo. Anche se ho fatto un po' una stronzata, secondo me, ragazzi, però
forse la stronzata l'ho fatta, però vediamo. No, vabbè. Abbiamo finito. Ricomincia. Tanto abbiamo perso, ragazzi. Ecco, così velocizziamo un po' la situazione. Velocizziamo la situazione. Tanto abbiamo perso. È inutile stare lì. È inutile. Allora, fermi tutti, vediamo un po'. No. È inutile. Vediamo. Ok. Proviamo, qui l'abbiamo bloccato adesso, credo. No, non l'abbiamo bloccato neanche. Vabbè, non voglio dir parole un po' volgari. Meglio che resto in silenzio, ragazzi. Resto in silenzio. No, vabbè, dai. Un'ora di gameplay per non fare quasi nulla. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Veramente ottimo, Siamo partiti alla grande qui. Siamo partiti veramente alla grande, sì. Siamo partiti alla grande, ragazzi. Certo. Vediamo un po'. Io qui ho paura di sbagliare, ragazzi. Ho veramente il timore. Ho il timore di sbagliare. Certo. Ho il timore di sbagliare, ma tanto fa parte del gioco, fa parte, ragazzi. Sbagliare fa parte purtroppo del gioco. Eh sì. Eh sì. Fa parte del gioco. 12, 6 e 2. Li abbiamo vinto, li abbiamo vinto. Vediamo, Vediamo un po'. Forse abbiamo vinto, ragazzi. Io dico forse. Vai. Mamma mia, ragazzi, che gameplay. Un gameplay veramente mostruoso. Vabbè, alla fine è durato, però. Ok. Allora, ragazzi, io direi che il vostro Diablotex può chiudere qui. Un super episodio che purtroppo, vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo vinto e va bene così. Allora, si chiude qui un altro episodio di Final Fantasy VII Rebirth in collaborazione con Playon Italia e ovviamente in esclusiva PlayStation 5. Ringrazio tutto il team e lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy VII Rebirth, ovviamente in esclusiva PlayStation 5. Ringrazio tutto il team e lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti, ma anche
anche ai non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti, vi ricordo come sempre, se vi farà piacere, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube per dare un po' di supporto sul mio canale. Grazie di cuore a tutti, vi chiedo scusa, però voi sapete benissimo che io non taglio mai gameplay, perché se ho difficoltà la penso in questo modo che si deve vedere. Quindi grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!